La bella transgender è uccisa in un certo senso, massacrata in Turchia. Vedete quanto è bella? Cioè, quanto era bella? Lei prima era un uomo prima, poi è diventata donna e come donna aveva tanti, tanti clienti, era piena di clienti. Piena di clienti, e la Turchia, lei era l'icona transgender, l'icona transgender in Turchia. In Turchia facevano fatica a sopportarla, per cui venne uccisa qua e fotografata, vedete? Questo è il Corriere della Sera, vedete? Vedete il Corriere della Sera, domenica 21 agosto 2016, vedete? Nel momento in cui viene arrestata, lo vedete che il poliziotto cosa fa? Con il dito, insomma, vedete quanto è bella. Io mi sarei sentito tanto imbarazzato se fossi stato al posto di questo poliziotto. Guardate che bella, che spettacolo, guardate, è una meraviglia, cari. Vedete? Eccola qua, guardate. Era diventata il simbolo delle proteste del 2015. Lei era, guardate che bella, Andy Kader, che bella, guardate. Ci si chiede come mai di solito siano gli uomini che vogliono diventare donne. Sì, lo so, cari amici, che voi mi farete subito l'esempio di qualche donna che è diventata uomo, ha voluto diventare uomo, ma va bene, ma dobbiamo fare un calcolo statistico, dobbiamo fare, capito? Sono quasi tutti gli uomini quelli che vogliono diventare donne, capito? Vediamo su, ripeto, non fatemi l'esempio su, sì, ma io conosco una donna che è voluta diventare uomo, ma andiamo su, io parlo dei grandi numeri. I grandi numeri ci dicono che sono gli uomini che vogliono diventare donne. Sono gli uomini che vogliono diventare donne. Guardate che bella, guardate che spettacolo. L'hanno uccisa, ma come si fa a uccidere una donna così? Era un uomo. Beh, ci si deve chiedere, ma perché? Se ci basiamo sui numeri, quando avvengono questi cambi di genere, sono quasi tutti gli uomini. Uomini che vogliono diventare donne. Sì. C'è pure qualche donna qua, che donna che vuole diventare uomo, qua, che donna, ma di solito sono tutte donne, sono tutti uomini che vogliono diventare donne, e poi diventano anche delle belle donne. E dico, guardate che roba di spettacolo, guardate che spettacolo. E beh, perché la donna è desiderata, capito? La donna è ricercata la donna. La donna è oggetto di tante, tante, tante attenzioni. E poi sono gli uomini che pagano le donne. No, non sono le donne che pagano gli uomini, sempre a livello statistico, va bene? Non mi venite a dire, ma io sì, conosco una donna che paga gli uomini. No, di solito nel 90, 95% dei casi sono gli uomini che pagano le donne, sono gli uomini che desiderano le donne. È tutto un desiderio, a livello umano è tutto un desiderare da parte degli uomini di andare con una donna. E certo che allora a un uomo gli viene il desiderio di diventare una donna, hanno ragione, è la donna l'oggetto del desiderio, cari amici. Queste cose ve lo dice un filosofo cinico, un filosofo di strada, anzi un filosofo di bar. Io in questo momento sono qua al bar dei cinesi, capito? Ci sto tanto bene, cari amici, è tanto tanto bene ci sto. Ecco, allora, prima di chiudere, guardate che spettacolo, l'hanno uccisa, eh? Poi l'hanno uccisa, c'è un grande articolo, guardate che spettacolo. E quindi pensiamo perché? Perché?
di solito sono gli uomini che vogliono cambiare sesso e diventare donne. Chiediamoci, capito? A livello statistico, quelli che fanno vogliono cambiare sesso sono quasi tutti uomini che vogliono diventare donne. E beh, non c'erano mica torto, non c'erano mica torto, È la donna che viene guardata, L'uomo guarda, ma è la donna che viene guardata e desiderata, Guardate che spettacolo, cari amici, guarda che meraviglia. L'hanno uccisa, capito? L'hanno uccisa. Beh, comunque riflettete su quello che vi ho detto, cari amici. Perché quello che ho detto è stato detto da un filosofo cinico, cioè da un cane, come avrebbe detto Platone. Platone definì i filosofi di strada, li definì cinici. Oggi Platone, i filosofi di bar li avrebbe definiti appunto non più cinici, ma filosofi di bar, che so, baristi, non lo so che dire. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.